La pesante sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli ha ovviamente riacceso le voci sul futuro di Maurizio Sarri alla Juventus. Il tecnico toscano non solo non è riuscito ad imporre il suo rinomato bel gioco tanto auspicato dalle parti della Continassa, ma finora ha fallito ogni obiettivo a disposizione perdendo ben due finali nel giro di 6 mesi. Qualcosa che tanto per capirci non era mai successa in carriera ad un certo CR7, mai sconfitto per 2 volte consecutivamente in una finale. Il malumore dell'ambiente è tornato improvvisamente a galla e Sarri è ovviamente finito nel mirino delle critiche di gran parte della tifoseria bianconera. Ora l'ex tecnico di Napoli e Chelsea dovrà dare risposte concrete in campionato e in Champions League, dove è chiamato tra l'altro a dover ribaltare il deludente 1-0 subito all'andata contro il Lione, altro risultato che ha portato in dote molte critiche, vista anche la caratura non eccezionale dell'avversario. Sarri al momento rimane senza dubbio alla guida del club bianconero e l'idea della società non sarebbe quella di un cambio in panchina per il prossimo anno, anche perché ci sarebbe poco tempo per riprogrammare tutto con un nuovo allenatore tra una stagione e l'altra, ma se la Juve non dovesse malauguratamente riuscire a vincere almeno uno dei 2 titoli ancora alla portata, ecco che l'ipotesi esonero potrebbe veramente riprendere quota. E a quel punto, cosa succederebbe? Quali sarebbero le possibili mosse della dirigenza bianconera e chi potrebbe davvero essere l'erede di Sarri sulla panchina della Juventus? Noi abbiamo cercato di rispondere a queste domande, ecco tutte le alternative. In questi mesi abbiamo più volte parlato dei possibili allenatori che in futuro potrebbero sostituire il tecnico toscano, alcune sono ipotesi prive di fondamento, mentre altre per un motivo o per un altro potrebbero rappresentare possibilità concrete. Il ritorno di Max Allegri, che qualcuno ha paventato, ad esempio, non è una pista da tenere in considerazione. L'ex allenatore bianconero non tornerà a Torino ed è proiettato verso un'esperienza all'estero. Due, non può mancare poi chi torna a pensare al sogno Pep Guardiola. Che ci sia grande stima tra l'allenatore spagnolo e il presidente Agnelli è assolutamente innegabile e i due hanno più volte avuto contatti nell'ultimo anno, da quello che sappiamo, qualcosa c'è stato veramente tra Guardiola e la Juve, prima che i bianconeri virassero su Sarri. Lo diciamo subito, questa pista è e rimane complicatissima, anche per via del poco tempo a disposizione per portare a termine un accordo del genere e per i costi proibitivi di tale affare. Ma è altrettanto innegabile che nei pensieri di Guardiola ci sia, in futuro, un'esperienza in Serie A, l'unico tra i maggiori campionati europei in cui non ha ancora allenato e vinto. Pep ama l'Italia e, come confermato anche da persone a lui vicine negli scorsi mesi, vorrebbe completare il puzzle allenando anche in Serie A dopo le esperienze in Liga, Bundesliga e Premier League. 3. Con ogni probabilità no. Al momento neanche questa ipotesi sta in piedi, ma può essere sicuramente una suggestione per il futuro. Il nome più caldo invece potrebbe essere quello di una vecchia conoscenza della vecchia signora, che in molti dai tifosi al presidente riabbraccerebbero con grande piacere, Zinedine Zidane. Con il Real Madrid ha vinto tutto e più volte, ha un legame fortissimo con tutto l'ambiente bianconero ed è un profilo di caratura internazionale. Tutto quello di cui avrebbe bisogno la Juventus. E Andrea Agnelli lo stima moltissimo, Zizou sarebbe l'uomo del presidente, l'allenatore perfetto che metterebbe d'accordo praticamente tutti. Di rumors che hanno accostato Zidane alla panchina bianconera ce ne sono stati parecchi negli ultimi tempi, questa sì che è una pista da tenere in seria considerazione se Maurizio Sarri dovesse essere esonerato a fine stagione. 4. Infine potrebbero tornare di moda anche alcuni profili di minor rilievo ma comunque molto interessanti e sicuramente più abbordabili. Lo scorso anno ad esempio si parlò anche di Gianpiero Gasperini, ma se la Juve dovesse puntare davvero su un profilo del genere allora punterebbe sicuramente più su Simone Inzaghi. L'allenatore della Lazio ha un rapporto molto buono soprattutto con Fabio Paratici e, anche alla luce degli ottimi risultati ottenuti a Roma negli ultimi anni,
potrebbe essere l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo alla Juventus. Staremo a vedere, ma, come detto, tutto dipenderà dai risultati che otterrà Maurizio Sarri da qui al termine della stagione. Ora però il tecnico bianconero non può veramente